Eccoci qua, buongiorno e bentornati alla cucina di Teleponte. Trascorreremo anche in questo giovedì un'oretta insieme per degustare delle bontà. Dunque, siamo nel periodo autunnale e l'autunno fa pandan con un frutto in modo particolare, ovvero la castagna. Ed è proprio alla castagna che vogliamo dedicare questa intera puntata, in particolar modo alle delizie che possiamo preparare proprio con l'aiuto delle castagne, ma soprattutto ad una festa che celebra ormai da 9 anni, appunto l'Unzite. E allora avrete già capito di cosa sto parlando. Sto parlando della festa della castagna di Senarica di Crognaleto. Vi presento subito gli ospiti che ci faranno compagnia in questa giornata in cucina. Allora, prego, accomodatevi, riempite bene la cucina e sono ben lieta di presentarvi. Innanzitutto il presidente della Proloco di Senarica, Sebastian Buongiorno, Maiocco. Maiocco, mi si è intrecciata un attimo la lingua. Il sindaco di Crognaleto, Giuseppe D'Alonso, benvenuto. E Salve. poi due bellissime, bravissime signore di Senarica. Sono di Senarica DOC, vero? Sì. Oh, la signora Costanza e la signora Domenica. Saranno proprio loro a farci vedere come si realizzano dei piatti in cui la castagna è protagonista. Non chiediamo di fare altrettanto al sindaco e al presidente della Ci vedessi Proloco troppo, perché ci voi vedessi non sareste troppo. capaci. Assolut noi assaporiamo alla fine il prodotto che fa. Assaporate. Quindi lei sindaco non cucina a casa. Io mi diletto insieme a chi è che ha il dominio di casa è la mia signora, quindi, ed è Ecco, anche molto capace. giustamente, giustamente. Lasciamo a La lei scena quindi è gli onori sua, di la casa. scena è Per sua. quanto riguarda Sebastian. Sì, mi diletto un po', però questi sono piatti troppo particolari. Piatti troppo particolari, beh, questa cosa ci incuriosisce. Perché, signora Costanza, quali piatti prepareremo Allora, quest'oggi? abbiamo gli gnocchi con farina di castagna, conditi con un ragù, con un particolare arrotolato di pecora che gli dà una forza in più e un sapore in più. Poi abbiamo una zuppa di fagioli e castagne e i classici calzonetti. Sembrano davvero delle grandi bontà. Ma questi Speriamo. piatti, signora Domenica, sono tipici di Senarica? E li proporrete, immagino, anche nella festa della Sì, castagna. sì. Oh, quindi insomma, questa cosa ci ispira, abbondantemente, ci fa proprio intendere che in questa giornata degusteremo cose buone, ma chiaramente ne parleremo. Allora, cominciamo, perché non vorrei che poi il tempo a nostra disposizione possa Benissimo. terminare e non fare in tempo a preparare tutte queste bontà. Da cosa Allora, cominciamo? incominciamo con gli gnocchi e mentre Domenica ci prepara gli gnocchi, io vado avanti con la zuppa di fagioli e castagne. Perfetto, prego. Possiamo andare. Assolutamente sì, Grazie. vi do il via ufficialmente e vediamo appunto come la signora Domenica prepara gli gnocchi e come la signora Costanza prosegue nella preparazione degli Se altri riusciamo a far piatti. partire. Allora, sì, se vuoi ti do una mano, perché io do sempre una mano a Sì, tutti perché coloro che questo un ci po'. vengono a trovare. E Ecco poi qui dobbiamo mettere perché. l'olio lì. Ok, mettiamo anche l'olio e E se accendiamo. mi accende Eccoci qua, quello? assolutamente. Lo metto sul 5, può andare Grazie. bene? Sì, Una benissimo, benissimo, temperatura grazie. media. Allora, vediamo la nostra brava Domenica che inizia a preparare gli gnocchi. Gnocchi. Chiaramente con le patate schiacciate, classico, giusto, Sì, Domenica? sì, sì. Con la farina di grano tenero? Sì. Ok. Farina di grano tenera, farina di castagne e uovo. Perfetto. Ecco, questo è insomma il metodo migliore Sì. per preparare degli gnocchi, appunto ottimi con le castagne. Come li condiremo? Con un sugo da un ragù di carne mista e Sì. Che poi un arrotolato di coscio di pecora. Coscio bontà. Ho di pecora perché è più magro. Quindi capito. non rilascia il E grasso, perché ma rilascia proprio il questo coscio profumo. di pecora e non un altro animale? Perché è più profumato. Ecco, Quindi ci c'è dà il c'è segreto. quel tocco in più di profumo e però non è grasso. Ho Quindi se capito. metteremo un'altra parte di pecora diventa poi una cosa molto grassa e più pesante. E giustamente, e noi la linea in qualche modo ci dobbiamo Eh mantenere, sì, eh? direi. Anche il colesterolo e Dobbiamo quant'altro. guardare un po'. Ok, allora io lascio Un po' a la nostra tutto. Domenica, come vedete, a fare la massa, è impegnatissima nella preparazione degli gnocchi. Lascio anche Sì. la nostra
Costanza a preparare questo soffritto di sedano, carote e cipolle, sì, giusto? Sedano, carote e cipolla, a cui poi va messo un po' poco pomodoro, i fagioli li abbiamo portati cotti perché sì, sarebbe stato troppo lungo. Certo, da, okay, da andare avanti. E proseguiremo così con la zuppa di castagne. Sono fagioli del territorio, sì, vedremo, sì, 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 piana sì, cieca. Sì, perché normalmente nel Teramano si usa cici e castagne, noi invece facciamo fagioli e castagne appunto perché eravamo ricchi, siamo ricchi di fagioli e di un fagiolo anche particolare sul lungo fiume del Vomano. Benissimo. È per questo che usiamo i fagioli e non i ceci. Ho capito. Beh, mi sembra un'ottima scelta. Qua già si iniziano a sentire dei profumi. E allora, mentre voi continuate, e chiaramente le nostre telecamere con Simone Di Ossanio alla camera e Sergio De Angelis in regia raccolgono i momenti salienti della vostra preparazione, iniziamo anche ad ottenere qualche informazione in più riguardo la festa della castagna. Allora, partiamo dal programma, quindi dalla parte, diciamo così, ludica, perché questa è una festa molto bella perché racchiude tre momenti, direi. Quello del cibo, ovviamente, dove la castagna la fa da padrona. Quella del divertimento, con tante attrazioni, spettacoli, musica, e non solo quest'anno. Sebastiano Maiocco tra poco ci dirà appunto cosa accadrà. Ma anche un momento di crescita del territorio. Ecco, proprio di questo aspetto molto importante ne parliamo poi col sindaco D'Alonso. Allora, Sebastian, si parte sabato mattina iniziamo alle ore 10 con l'apertura degli stand a Senarica. Sì. E sempre nell'ottica di quello che hai detto tu, abbiamo un momento istituzionale alle ore 10.30 a Nerito di Grognadeleto nel municipio, uh-huh, in quanto verrà presentato il programma 6.000 campanili che poi spiegherà meglio il sindaco, è finalizzato alla ristrutturazione dell'intera frazione di Senarica. Quindi ci auguriamo che l'anno prossimo la decima edizione si svolgerà in una Senarica completamente ristrutturata e nuova. Poi inizieranno a Senarica le esibizioni dei gruppi, e tra questi avremo l'Eco dei Torrioni la mattina. Il pomeriggio proponiamo uno spettacolo assolutamente nuovo per Senarica, ma anche che si vede poco nel nostro territorio, che è quello degli sbandieratori di Narni. E poi in serata avremo un gruppo musicale, gli Outlet Live Music, e chiuderà la serata un DJ per i più giovani. Ricominciamo la domenica mattina con l'apertura degli stand anticipata alle ore 9. E quindi avremo un coro folk che viene da Spoltore, molto bello, composto da 40 elementi, e la sfilata delle auto d'epoca di Teramo, e nel pomeriggio avremo lo spettacolo musicale di Vittorio il Fenomeno, e la serata si concluderà sempre con un DJ sempre per i più giovani. Il momento istituzionale ci sarà domenica pomeriggio con la consegna della castagna d'oro, però di questo faccio parlare. Ne parleremo poi con il sindaco. Allora, intanto direi che nel momento in cui ci sono tutti questi spettacoli diventa sinceramente anche complicato dover scegliere. Vado a Senarica sabato o domenica? Questo secondo me è il dubbio che hanno in questo momento i telespettatori, perché ci sono davvero tanti momenti interessanti. Ma naturalmente c'è il momento della degustazione di ottimi cibi, tutti a base di castagne. Anche sì, questo aspetto non lo dobbiamo dimenticare. Sì, avremo sicuramente i piatti che stanno facendo Costanza e domenica. Quindi gnocchi alle castagne, la zuppa fagioli e castagne e come dolci i calcionetti. Però avremo sicuramente tanti altri piatti. Il nostro piatto forte è lo spezzatino di vitellino con le castagne. Poi abbiamo anche il castrato al sugo, abbiamo anche i classici arrosticini, le salsicce, ma soprattutto le caldarroste. E come bevande sicuramente le birre, la birra alla castagna. Simpatica questa, non l'avevo mai sentita, non sono un'esperta di birre, però la birra alla castagna è la prima volta che la sento. E poi promuoviamo anche, perché questa è la nostra mission, anche la birra che viene prodotta a Senarica, perché da poco è stato aperto un birrificio a Senarica, e quindi
promuoviamo anche la birra del nostro imprenditore locale. Mi sembra davvero un ottimo programma culinario, davvero ce n'è per tutti i gusti. Ma cucinate voi, signore, durante la 2 giorni? Sì, eh, Costanza? Sì. Quanto lavoro vi richiede tutto ciò? Racconta un po', raccontiamo anche gli sforzi, insomma, delle signore del paese che, insomma, noi solo per amore della festa si danno tanto da fare. Preparando una decina di giorni buoni sono. Quello prima. Poi c'è il clou, quindi il tour de force del sabato e domenica, e poi altri 3-4 giorni per risistemare e rimettere tutto. Insomma, è un lavoraccio. E questo naturalmente è tutto gratis e tutto... Solo per amore di Senarica e di questa festa. Quasi tutto dalle donne di Senarica, contribuisce qualcuno anche dall'esterno, ma quasi tutto dalla... Che bello. Intanto domenica ha iniziato, sì, no, a dar forma a questi gnocchi che adesso chiaramente andranno tagliati. Guardate che belli. In 448 ha creato questa bella pasta dura, diciamo così, e utilissima per fare gli gnocchi. Complimenti anche a Domenica che sta facendo un ottimo lavoro. Dunque, quindi ottimo cibo, abbiamo detto, tanto divertimento. E naturalmente poi anche il momento istituzionale, ma di questo ne parleremo dopo la pubblicità. Ciò che invece mi pare interessante anche spiegare ai nostri amici a casa con il sindaco D'Alonso è questo. Insomma, si dice che la castagna quest'anno non sia buona, che ce ne siano poche, che in realtà quelle che mangiamo e che compriamo nei comuni supermercati, si intende, vengono addirittura dalla Spagna. Qual è la situazione, insomma, sulla castagna? La situazione non è ottimale in virtù di, insomma, noi abbiamo un bosco che, come devo dire, è in manutenzione, quindi stiamo facendo un intervento per togliere due mali che sono annosi ormai, il mal d'inchiostro e il mal corticiale, quindi è un bosco che sta subendo, diciamo, una sorta di trattamento. Adesso è arrivato questo insetto malefico, il cinipide, che in qualche maniera lo scorso anno già si è visto nella zona di Valle Castellana. Quest'anno lo stiamo vedendo nel nostro bosco ed è ovvio che ha limitato molto la produzione. Il marrone Senarica però c'è ed è di qualità, basta osservarlo, basta assaporarlo. Io sfido chiunque a venire il giorno di domenica insieme al sindaco a fare il test di prova in piazza davanti a coloro che bruciano le castagne. Certo che diventa sempre più un prodotto di nicchia, non c'è un grosso quantitativo, è un prodotto di qualità. Offriamo quello che abbiamo, finiamo lì, cerchiamo di darlo al meglio, ma questo è. Insomma. Ecco, una cosa è certa, che non troveremo castagne spagnole a Senarica. No, no, questo su succede. Questo abbiamo questo proprio una importante garanzia. È una delle condizioni che abbiamo posto a Senarica, nella persona del Presidente, insomma, di evitare di far entrare questi prodotti non locali, perché poi al di là del fatto che, insomma, producono malcontento a chi lo assapora, ma rovinano l'immagine, il marchio. Noi pensiamo di dare fuori un prodotto di qualità, un prodotto, certo, con tanto di marchio, insomma non lo possiamo rovinare con questa produzione non nostra. Decisamente no. Intanto io sento i profumini, il ragù si sta cucinando per bene, vero Costanza? Diventa difficile mantenere la calma. Sì, decisamente sì. Io l'orario. Spiego sempre che il momento più bello della trasmissione di cucina, non ne vogliano gli amici a casa, ma è quello della sigla finale, perché a quel punto finalmente si può degustare e assaporare gli ottimi piatti che tante signore e tanti signori vengono a prepararci. Dunque facciamo così, andiamo in pubblicità, l'alziamo subito, questa? Sì, sì. Ok, l'alziamo quanto più possiamo, ma purtroppo più di tanto non va, dobbiamo abbassare qualcosa, ma ci pensiamo durante la pubblicità, non ti preoccupare Costanza. Allora, andiamo in pubblicità con un interrogativo al quale il sindaco e Sebastian Maiocco ci risponderanno appena torneremo in diretta. Ma visto che queste castagne sono poche, visto che sono diventate un prodotto di nicchia, quanto ci costeranno queste castagne a Senarica di Grognaleto durante la 2 giorni? Lo scopriremo dopo la pubblicità. Eccomi qua, siamo nuovamente insieme al sindaco di Grognaleto, al presidente della Proloco di Senarica, Sebastian Maiocco. Io sto prendendo un coperchietto perché altrimenti la nostra acqua non bollerà neppure domani. Dovremo aspettare appunto l'inizio della festa di Senarica di Grognaleto per poter cucinare i nostri gnocchi. Allora, Domenica, tu intanto hai finito? Sì, sì. Oh, eccoli qua i nostri gnocchi, belli pronti, guardate che spettacolo. E questa è la pasta che poi ci servirà invece per i cargionetti. La cottura dei... è in cottura. È in cottura. Queste sono castagne e fagioli. E fagioli.
Perfetto, allora dobbiamo solo aspettare quindi bollerà, che la nostra acqua bolla. Dopodiché possiamo partire con i cagionetti. Quanto tempo occorre per i cagionetti? Non molto, visto che il ripieno è già pronto. E la pasta dei cagionetti? La pasta esterna? Sì. Dunque la sfoglia, cioè noi facciamo, dico si fa perché... voi fate, ognuno ha i suoi metodi. Facciamo un bicchiere di acqua, uno di olio e uno di vino. Cioè uno sì. E uno, poi che sia un bicchiere, che sia pesato, che sia... Certo. Ecco, così. E poi? E poi l'olio si frigge. Tutto. Ho capito, qui. Benissimo. E allora, poi mettiamo sopra lo zucchero semolato, non però lo zucchero a velo, zucchero semolato con uno spruzzo di cannella. Perfetto, quando vorrete potete anche cominciare eventualmente sì. Con... I cagionetti. Con i cagionetti. Intanto assolutamente leva avanti. Sì, voi sapete con... quanto tempo occorre. E allora ci fa vedere. Comincio sempre la nostra domenica cosa bisogna fare. Quindi si prende più o meno quanta farina? Quello che tira il liquido. Indicativamente. Sì, il famoso QB. Sì, il QB. Giustamente le massaie non il stanno a pesare, QB. Eccetera, ma fanno un po' a occhio. No, anche perché dipende molto dal grado di umidità della farina, dal... Certo. E quindi aggiungiamo uno di olio, uno di acqua e uno di vino. Bianco. Ok. Allora, seguiamo allora i movimenti della nostra domenica, così anche noi possiamo imparare a fare i cagionetti. Poi però ci faremo spiegare anche il ripieno come si fa, perché lì che insomma diventa complicato. Ah, naturalmente, il ripieno sono le castagne, prima abbrustolite. Sì. Poi lessate, ridotte a purea. Prima brustolite, sì, sì, e poi lessate. Acquista un sapore più delicato, più, sì. più saporito. Poi condito con cacao, cioccolato, rum, caffè e naturalmente zucchero, volendo anche miele. Ok, anche qui QB? Sì, perché noi non siamo mai riusciti a fare una ricetta ben precisa, perché anche qui dipende molto dall'umidità della castagna, da come viene fuori la purea, se viene una purea molto liquida, insomma, dipende da tante cose, quindi bisogna... Ci affidiamo all'assaggio, al vecchio. E beh, come si suol dire, quando si assaggia non si sbaglia mai. Non si sbaglia mai, sì. Assolutamente no. Allora... Intanto vediamo che adesso la nostra domenica prende un bicchiere, in questo caso una tazzina, perché non abbiamo giustamente bisogno abbiamo di un fatto poca farina, anche perché insomma siamo a fare qualcosa a scopo dovrei prendere invece la padella per Che ti serve? Per una friggere, padella la per friggere? Sta qui? La nostra, sì. Ah, ecco qui. Prego. Grazie. Possiamo prenderla in modo tale che quando vorrai potrai anche cominciare a far soffriggere, però abbiamo ancora circa... 40 minuti di tempo, sì, non ce la facciamo, sì. Però non abbiamo troppa fretta. Aspettiamo intanto che finisce domenica a preparare l'impasto per appunto questi dolci tipici insomma abruzzesi. Bisogna alzare questo, perché se no non ci esce a bollire. Ok, vogliamo metterli al limite un coperchietto, che ne pensi? Se ce l'abbiamo, sì. Ma certo che abbiamo tutto, basta cercare e abbiamo tutto. Dunque, dicevamo, ma queste castagne quanto ci costano a questo punto? Sebastiano. Sì, noi abbiamo intrapreso una politica, visto anche il periodo, di tenere i prezzi uguali allo scorso anno, anzi quest'anno insieme al direttivo, di cui anche Costanza fa parte, abbiamo deciso di ritoccarli al ribasso appunto per venire incontro alle esigenze delle persone che vengono. L'anno scorso ricordo che ha raccolto un immenso successo il menù a prezzo fisso che proponiamo la domenica a 10 euro, che è quello fatto con i gnocchi, l'arista con granella di castagne e i piselli, il vino o l'acqua e il panino. A 10 euro la gente era molto contenta perché ci dicevano con 10 euro fare un pranzo completo e poi stare una bella giornata in un paesino a girare, ad ascoltare musica e a divertirsi è quello che di più possiamo desiderare. Poi abbiamo i cartocci che comunque hanno lo stesso prezzo, 2,50 euro.
E poi Indicativamente quante castagne entrano in un sono cartoccio? all'incirca sono 13-14 castagne. Beh, mi sembra assolutamente un prezzo accessibile. Sì, assolutamente accessibile. L'abbiamo voluto tenere, appunto, abbiamo voluto mantenere i prezzi anche se la castagna sta diventando un prodotto assolutamente di nicchia. Diciamo che i prezzi che troviamo negli esercizi commerciali, non raffigurano quello che è il vero prezzo della castagna, quella di qualità, che comunque sia al chilo durante la festa viene venduta a 8 euro perché è quella di qualità. Soprattutto io tengo a dire alle persone le castagne sono bionde come quelle che abbiamo, Come sì, come quelle che abbiamo lì sul me. tavolo, insomma. Vediamole, allora, perché bionde? Bionda, Ne prendiamo, questa è proprio guarda. bionda, mi sembra. No, la castagna, Unge però, mamma mia. questa qui è il marrone è biondo. È biondo. Infatti noi facciamo un po' di confusione nel senso che spesso si parla, Serena, della castagna e non è la castagna, il prodotto che offriamo noi è il Il marrone. marrone, Questo è il ecco problema, la bene, giusto differenza è proprio lì, precisarlo. cioè trovarlo in bancarella non so quest'anno i prezzi che faranno i famosi stock 3 kg 5 euro, non è il marrone, questa è la castagna di importazione, non so da dove verrà, ma il nostro prodotto, come diceva il Presidente, è un prodotto di nicchia. L'elemento prezzo va in virtù della quantità, della produzione e quest'anno sappiamo benissimo che insomma c'è questa carenza di prodotto e probabilmente lieviterà di qualcosina rispetto allo Facciamo scorso così, anno. Però rimane la poniamo. qualità che è molto diversa rispetto alla cosiddetta castagna, sono due prodotti completamente opposti. La castagna si pone con un colore scuro, con una diciamo opacità che insomma si nota subito, il marrone insomma è biondo come Serena e lo si È nota per la biondo. grandezza e soprattutto per il sapore. Oh, ed è più Più dolce. buono. Oh, perfetto. Più Più dolce. Benissimo. Beh, è importante anche conoscere queste differenze perché sembrano delle cose sottili che in fondo no, non vedono grande differenza, ma in realtà la differenza c'è tra una cosa e l'altra. Dunque, Domenica, hai finito a preparare la festa per la festa, la sfoglia. Lasciate stare, per i cagionetti. A questo punto che si fa? Adesso non si tira la massa, Ok, e si fa una sfoglia si ripira sottile, l'uscita che ci ha messo. immagino. Sì. Ok, e vediamo un po' anche i movimenti di domenica, se vogliamo insomma imparare. Io non ho fatto mai cagionetti, mi interessa imparare. Magari vengo un paio d'ore con voi durante la sagra, così vi aiuto in cucina e imparo. Chissà quanti segreti potrei scoprire con voi. Sì, poi il termine c'è chi li chiama cagionetti, chi li chiama calcionetti. Cagginetti, Sì, dipende anche un po' dal dialetto, no? dal Che lessico pensa? locale. Sì. A Senarica come si chiamano? Calcionetti. Calgionetti, molto pulito, Sì. No, nel senso. Nel dialetto poi Ah, poi c'è il dialetto, diventa. sì. Allora fammelo sentire in Dialetto dialetto. di cagginetti. Oh, perfetto. Con tutte le vocali Sì, messe a vabbè, il dormire. dialetto è questo, insomma, non lo dobbiamo sicuramente tralasciare, Abbandonare, no, no. abbandonare. Fa parte del Decisamente sì, fa territorio. parte del Fa parte territorio. di noi. Oh, a proposito di territorio, intanto vediamo anche come sta nascendo questa sfoglia Allora, sottile. I nostri questo fagioli con castagne bollono, vanno alla l'acqua che sta grande. quasi per bollire, manca pochissimo e possiamo mettere a cucinare i nostri gnocchi. A proposito di territorio, Sindaco, allora la festa della castagna l'abbiamo detto, ogni anno dà sempre un motivo in più per migliorare il territorio. Vuoi che si tratti di una sorta di gemellaggio con altri territori, vuoi che si tratti di recupero, no, dello stesso paesaggio. Quest'anno, su quale aspetto punta la nona edizione? Noi, come ha detto giustamente Serena, cogliamo il momento della festa della castagna per promuovere ovviamente il territorio e lo fa la Prologo di Senarica in una maniera eccezionale, con le sue maestranze, con i suoi prodotti e la sua arte culinaria. Leghiamo, e quindi questa è la scelta dell'amministrazione, di condividere questo momento manifestativo, così come ne facciamo altri sul nostro territorio, appunto perché in queste occasioni lanciamo degli obiettivi. Ormai è nota la nostra storia con Venezia.
qualcuno dice storia, qualcun altro dice realtà, però noi abbiamo cavalcato e abbiamo creato un asse con la città di Venezia e quest'anno, la mattina di sabato, prima della presentazione del progetto 6.000 campanili, che poi spiegheremo che cos'è, alle ore 10.40, alle 9.45 in comune ci sarà un briefing con il direttore dell'Associazione Albergatori di Venezia, con il nuovo preside di Poppa, la Provvisiero, la dottoressa Provvisiero, e un dirigente della Regione Abruzzo, il dottor Zappacosta, perché pianifichiamo appunto una sorta di convenzione dove portiamo i nostri ragazzi del Di Poppa a fare dei tirocini formativi finanziati dalla Regione Abruzzo, e qui la Regione è uno dei motivi per cui noi premiamo il giorno di domenica il presidente con la castagna d'oro. E quindi facciamo questa sorta di protocollo, questa convenzione per portare su i ragazzi del Di Poppa, pagati a modo di tirocinio dalla Regione Abruzzo ed ospitati dall'Associazione Albergatori, con l'idea di entrare in quel circuito, in quell'industria del turismo che dico io che esiste nel paese di Venezia, nella città di Venezia. Quindi sapere che i nostri ragazzi sono lassù, sapere che costruiamo un percorso insieme a Venezia, città metropolitana, insomma è una grande soddisfazione. Questo è uno dei momenti per cui il sindaco, ma l'intera amministrazione, è orgogliosa di partecipare e, come devo dire, contribuire a questo evento manifestativo della castagna la mattina di sabato. Alle ore 10.30 invece presentiamo un progetto sul quale, insomma, è orgoglioso il sindaco, la giunta, l'intera amministrazione. Sappiamo che i 6.000 campanili è un'edizione governativa dove il mio comune è uno dei primi che è riuscito ad avere questo finanziamento. Parliamo quasi di 1 milione di euro in un momento, insomma, dove le risorse non ci sono, non girano, quindi un momento di felicità per il mio territorio, e abbiamo scelto quindi di legarci a questo fenomeno della castagna per investire gran parte di queste somme nel paese di Senaria, perché crediamo che poi significa presentare il paese nel momento della visita del turista, di colui che viene a visitare la castagna, la manifestazione, quindi fargli trovare un paese in ordine, un paese sicuro, un paese che è in sintonia con quella che è la storia di Senarica con Venezia, quindi un insieme di cose che si legano tra loro per far crescere sempre di più il sistema. Perfetto, come abbiamo visto, insomma, davvero si trattano tanti importanti argomenti e vale la pena, insomma, ecco, abbinare questi argomenti a tanti altri, dunque non soltanto alla festa della castagna, alla celebrazione del marrone appunto, ma anche riflettere su determinati aspetti, portare a Senarica, ecco, anche persone al di fuori, perché possano conoscere questo territorio e magari appunto stringere una sorta di fratellanza. E poi, lo diceva il presidente della Prologo questa mattina, il palco di Senarica è un po' un portafortuna. Noi abbiamo premiato con la castagna d'oro Nitto Palma ed è diventato sottosegretario. Poi abbiamo premiato Legnini, insomma è l'orgoglio. Adesso ho capito ministro. Perché premiate D'Alfonso, perché il presidente della regione si è detto non me la faccio sfuggire questa occasione, porta bene, magari l'anno prossimo sarò premier. Il fatto di dare questo premio della Castagna d'Oro non nasce per simpatia, ma certo, nasce per condizioni di fatto. Noi scopriamo tra poco quali sono queste condizioni di fatto e quindi cercheremo di capire anche perché è stato scelto proprio il presidente D'Alfonso per essere premiato con un zite d'oro. Lo scopriamo tra pochissimo. Intanto i nostri gnocchi sono pronti, guardate un po', la nostra Costanza ha appunto appena scolato questi gnocchi e li sta condendo. Ragazzi, il primo è pronto a Senarica, non si perde mica tempo, è vero, dobbiamo cucinare per centinaia e centinaia di visitatori, le cose si fanno con una certa velocità, fatte bene, ma con una certa velocità, perché il tempo stringe ogni volta, dobbiamo giustamente rendere tutti partecipi di questa festa, non farli attendere neppure un secondo. Intanto prosegue anche domenica a preparare i cagionetti, guardate un po' come l'Italia con questa rotellina, che spettacolo. Torniamo subito dopo la pubblicità e continueremo quindi a vedere i cagionetti in preparazione e a scoprire anche il motivo per cui proprio Luciano D'Alfonso verrà premiato quest'anno. A tra poco. Eccoci qua nuovamente insieme, stiamo
preparando degli ottimi piatti a base di castagna, la castagna di Senarica, il marrone di Senarica. E a proposito di marrone, in dialetto viene definito lunzite, giusto sindaco? Sì. Oh, e avete pensato di premiare ogni anno un personaggio per una qualche ragione con lunzite d'oro. L'anno scorso chi è stato premiato? Legnini, l'onorevole Legnini. L'onorevole Legnini, benissimo. Oh, guarda qua che regia spettacolare che abbiamo. Eccolo qui il momento della consegna del premio, si vede anche Sebastian appunto dietro il premio. Quest'anno avete scelto il presidente della regione Abruzzo, Luciano D'Alfonso. Perché? Allora, dicevo prima, noi quando scegliamo il personaggio da premiare, ed è nato proprio con questo pensiero il premio La Castagna d'Oro, lo scegliamo in virtù di, diciamo, del personaggio che in qualche modo ha dato qualcosa al territorio, non di Senarica, non di Grognareto, ma diciamo dell'entroterra. Abbiamo cominciato, ricordo, il rettore dell'università, poi è arrivato il sottosegretario, insomma il rettore per quello che ha dato per il nostro territorio, in termini di attenzione e di studio, Nitto Palma, insomma ricordiamo tutti il fenomeno del sisma e lui essendo diciamo sottosegretario e poi ministro, insomma ha coordinato un po' quella che è l'attività dei fuori cratere, delle problematiche del sisma. L'onorevole Legnini insomma è noto per mille problematiche che ha affrontato e ha risolto sul territorio. Peccato adesso per noi, ma buon per lui che insomma, ricopre un ruolo di prestigio per lui e per il nostro Abruzzo, ma politicamente insomma, abbiamo perso un personaggio, dico io. E quest'anno scegliamo Luciano D'Alfonso in virtù del fatto che, recitavo prima, questo protocollo che dobbiamo costruire la mattina di sabato nel mio comune, il presidente ne è un po' il doce di questa cosa, lui ne è a conoscenza, ha dato indicazioni di come fare, ha messo a disposizione un funzionario della regione perché appunto ne vuole fare un progetto regionale. Questo è solo l'inizio, ma insomma abbiamo ascoltato il presidente su quanto dice sul dissesto idrogeologico, su quanto dice la valorizzazione di queste zone interne, e quindi devo dire la verità, è partita dal presidente la volontà di premiare Luciano D'Alfonso in questa edizione. Lo facciamo con molta disinvoltura, devo dire la verità, doveva venire con la delegazione di Venezia anche il sindaco Tosi di Verona, tra l'altro amico di Luciano D'Alfonso, per appunto allietare ancora di più questo momento, questa convenzione, perché dovrebbe entrare anche la città di Verona in questa convenzione, quindi sapere che Crognareto insomma entra in un circuito così grande, inorgogliosisce chi parla, ma io credo l'intera cittadinanza. E tra l'altro vediamo una foto dello scorso anno, sì, in cui era presente Luciano D'Alfonso, candidato, allora si vociferava, sì, che lo fosse appunto alla regione Abruzzo, la e fortuna, Senari che gli ha portato bene, quindi giustamente. Ragazzi, la verità, a prescindere da ciò che ci ha raccontato il sindaco D'Alonso, e ovviamente sto scherzando, è che D'Alfonso si è detto: l'anno scorso sono andato a Senarica e sono diventato presidente della regione. Tutti coloro che hanno ricevuto il premio hanno conquistato, no, importanti postazioni governative, quasi quasi, approfitto, ci torno, mi faccio premiare, hai visto mai che l'anno prossimo assumerò una carica in più. E chissà, speriamo per lui, anche perché è una persona corta, preparata, si io meriterebbe dico anche questo. Teniamocelo come presidente, sì, giustamente, in maniera che cerchiamo di risolvere tante problematiche che abbiamo. Certo, giustamente, almeno per un po' ce lo teniamo, sì, per noi, e poi farà il suo percorso come sarà. Torniamo un momentino dalle nostre brave cuoche. Allora, che cosa hai preparato, Costanza? Sono pronti. Oh, facci capire come hai preparato questo piatto, nel senso come lo hai... Allora, gnocchi condito con il ragù, ecco. Poi abbiamo messo delle fettine dell'arrotolato di coscio di pecora, e per richiamare la farina di castagne abbiamo poggiato delle castagne. Oh, così verrà servito il piatto pure alla festa della, sì, castagna, sì, più o meno, sì, giustamente. Anche perché lì poi chi lavora con una certa velocità, immagino. Diciamo le cose come stanno. È chiaro. Mettersi a fare i ghirigori non è tanto semplice. Magari i primi piatti, forse qualche, sì, ghirigoro in più lo possono, sì, anche sicuramente. Avere. Poi giustamente si affretta, perché sono davvero tante le persone che arrivano, sì, a Senarica. Ecco, sindaco, indicativamente Senarica che numeri registra ogni anno? Noi il giorno di domenica, dalla mattina che inizia la manifestazione alle 9 fino alla sera inoltrata, quindi 21-22, girano 5.000 presenze. E non sono poche, assolutamente, tant'è che io non so se ci sono... Del resto il colpo d'occhio ci fa non capire. Non so se ci sono le immagini, ma insomma
investiamo tutta la statale 80 per circa un chilometro a monte e uno a valle del crocevia di Senarica, quindi significa che c'è un'attenzione particolare e ne siamo fieri e orgogliosi, perché poi si movimenta l'economia del territorio. Certo. Quindi cogliamo un altro obiettivo che non è solo quello della valorizzazione di Senarica, ma muovere l'economia che necessita tanto adesso in questo momento in termini di ristorazione. Addirittura, dicevo, questa mattina abbiamo anche delle richieste per il pernottamento, quindi qualcuno che viene e fa il fine settimana. Ottimo, questo certo. È uno degli obiettivi sì. dell'amministrazione. Eh sì, anche perché poi magari a tarda notte è anche un po' antipatico per qualcuno dover rimettersi in auto, invece in effetti una bella dormita con l'aria pura e sana della montagna teramana. Poi bisogna dire che l'organizzazione è totale, nel senso che noi abbiamo un servizio navetta che funziona in maniera ottimale, quest'anno lo abbiamo anche potenziato, e a disposizione da parte della comunità montana un mezzo per il trasporto di persone meno fortunate da noi, quindi per la mobilità più veloce, e poi abbiamo un sistema di assistenza, di controllo e di sicurezza garantito dai carabinieri, dalla polizia municipale, dalla protezione civile. Colgo l'occasione per ringraziare il gruppo di Mociano che interviene in maniera massiccia a sostegno di questa iniziativa, per appunto dare la migliore sicurezza e tranquillità a coloro che vengono a gustare la festa della castagna. Naturalmente. Bene, dobbiamo passare al secondo, prima di iniziare a friggere i nostri cagionetti. Ti passo subito il mestolo, eccolo qui, Costanza, prego. Oh, guardate che spettacolo adesso. Andiamo appunto a preparare il piatto in cui ci sono appunto fagioli e castagne. Che profumino, non potete immaginare. Ecco. E questo ricordiamo che è uno dei piatti che sarà presente alla festa, sì, giusto? Diciamo che è uno dei piatti principe. Ecco. Quello è uno di quelli che va di più. Eh sì, anche perché lì si sente davvero la castagna, sì. È vero? Un piatto povero che comunque sia ha il suo perché e viene molto apprezzato dalla gente. Sicuramente. Che ed ecco qui il secondo piatto è pronto, anche in questo caso oltre chiaramente alle castagne presenti nella zuppa, la definisco così magari impropriamente, abbiamo aggiunto anche due castagne fresche, anche per una questione estetica, fanno sempre scena. Aspetta che voglio far vedere, ecco qui a favore un po' di telecamera, c'è una bella fogliolina da loro. Ed ecco qui che siamo pronti. Però adesso è il momento di friggere i nostri cagionetti. Allora, tra poco il nostro olio sarà arrivato a temperatura e potremo cominciare quindi a friggere. Poi magari noi ci spostiamo dall'altra parte e facciamo una sorta di scambio con le nostre amiche. Quanto tempo impiega più o meno il cagionetto a cucinarsi, a friggersi? Poco. Molto poco, è una cosa molto, molto velocissimo. Veloce. Ah, benissimo, quindi ce la possiamo prendere anche con calma. Sì, eh? Magari partiamo dopo la pubblicità, così caldi, con questi dolci ottimi, salutiamo i nostri amici a casa. Allora, importante, Sebastian, è anche sottolineare che problemi di parcheggio ci sono a Senarica, e questa non è una novità, perché Senarica è un piccolissimo centro, borgo. Ecco, quindi non abbiamo parcheggi mega galattici, ma non c'è assolutamente problema. Perché? No, assolutamente, perché le persone che arrivano parcheggiano lungo la statale, poi abbiamo istituito un servizio di bus navetta che porterà le persone da Senarica a Tintorale. C'è una piccola attesa, salgono sul bus e arrivano a Senarica. La distanza tra Senarica e Tintorale è appena 2 chilometri, quindi in 2 minuti si fa con il bus e si arriva praticamente a ridosso della frazione e già si è dentro la festa. Certo, e subito si possono cominciare a degustare tutte queste bontà, le castagne naturalmente, abbiamo visto anche tante immagini dei diversi componenti dello staff che si danno da fare. Tra parentesi, ricordiamo anche questo aspetto, Sebastian, perché lì insomma fate tutto voi di Senarica. Assolutamente, la nostra politica da quando siamo partiti con la manifestazione è di spenderci per la manifestazione, spenderci per il territorio, e tutte le persone che collaborano lo fanno a titolo gratuito, sono soci della Prologo e che quindi tornano anche dalle varie parti d'Italia, alcuni si prendono proprio una settimana di ferie, sia per montare la festa, ma soprattutto anche per smontare, perché diciamo che dopo che un piccolo borgo come Senarica di 70 abitanti viene visitato da 7-8 mila persone nella 2 giorni,
sicuramente il lunedì c'è molto da fare. immagino proprio, insomma, anche in termini di pulizia effettiva del borgo ce ne vuole, insomma, di lavoro, ma si fa chiaramente con tanto amore, quindi anche diciamo che è un legame, le persone che ci aiutano, che ci sostengono, lo raffigurano come un legame con le proprie origini, con la propria terra, e quindi c'è una passione per questa festa che per noi non viene vista come un momento di una mera sagra o un momento commerciale, ma soprattutto di rilancio del territorio, sviluppo del turismo e quindi diciamo di portare Senarica agli antichi fasti della storia. Ecco, vedevamo anche una foto in cui si diceva arrivederci alla prossima edizione, chiaramente si trattava dell'edizione precedente, sì. siamo arrivati, il tempo è volato, ci ritroviamo nuovamente a Senarica per questa nona edizione. E allora andiamo in pubblicità, poi torniamo insieme per andare a vedere altri piccoli aspetti, ma non di poco conto, di questa festa della castagna. Tra poco. Eccoci qua, abbiamo quasi pronto il nostro olio per friggere, possiamo, vero Costanza, procedere alla cottura dei nostri cagionetti. Sentite già che profumo si respira da queste parti. Quando vuoi puoi iniziare, mentre io, tra l'altro, proprio con voi, voglio ricordare un'altra cosa importante, perché chi non c'è stato forse non lo sa, ma a Senarica, prima che inizi il pranzo, si va anche a assaggiare qualcos'altro, ci sono le frittelle, le pizzonte, ecco, le chiamiamo alla teramana maniera, le pizzonte, che giustamente sono ottime a metà mattina. Sono ottime a tutte le ore. A metà mattina poi uno spettacolo. Con il prosciutto, e quest'anno abbiamo messo un'innovazione con una salsa di capperi, tonno, peperone e pomodoro. Ecco. È il massimo. Che dire. Quindi, insomma, il programmino è fatto. Si va prima a seguire il convegno, questo a Nerito, sede comunale, ore 10:30. Sede comunale di Nerito. Quindi, insomma, un po' di parte istituzionale. Io la direi che tutti la dovrebbero ascoltare, perché è bello anche vivere una festa dall'A alla Z. Poi si scende a Senarica, si fa una bella passeggiata per il borgo e si degustano queste belle pizzonde o al prosciutto o senza nulla o con questa salsa di capperi, peperoni e quant'altro. O l'acquolina in bocca, ragazzi. Dopodiché ci si assaggia una castagna, eccetera, eccetera, si vedono tutti gli spettacoli in corso, in itinere, e poi naturalmente il pranzo. Tutte le delizie, e non solo, che avete visto oggi preparare qui. Quindi gli gnocchi, i fagioli con le castagne e naturalmente tante altre bontà che non mancheranno chiaramente i nostri cagionetti. Certo. Beh, mi sembra effettivamente una cosa importante. Sì, ma secondo me, Sindaco, molti accettano il suo invito in realtà proprio per la degustazione. Che dice? Io credo di sì, ma ci sta anche questo aspetto qua, per carità. Certo. Perché poi in Italia si racconta che i migliori accordi si fanno a tavola. Allora, ben venga se poi c'è il risultato. Sicuramente sì. Guardate che velocità, sono già pronti e possiamo già spegnere il nostro olio. Chiaramente a scopo dimostrativo abbiamo fatto giusto qualche cagionetto, non possiamo prepararne tantissimi, però sono praticamente pronti. Adesso Costanza li va a disporre su un bel piatto, in modo tale che, insomma, anche l'occhio, come sempre, vuole la sua parte. Allora, tra l'altro so che domenica ci sono addirittura pullman di gente che viene a trovarvi, è corretto, sì, Sebastian? Sì, ci sono, mi giungono notizie che ci sono dei pullman, due vengono da Pineto, con cui con l'amministrazione stiamo facendo una sorta di gemellaggio, e uno viene dall'altra Senarica dell'Abruzzo, con cui stiamo iniziando un bel percorso. Dove si trova quest'altra Senarica? In provincia di Pescara, Moscufo. Okay. Senarica di Moscufo, e anche con loro stiamo iniziando un bellissimo percorso di però gemellaggio. Però lì non ci sono le castagne. No, mi dicono di no, perché lì è più zona di collina. Vuoi mettere Senarica di Crognaleto? Però qualche prodotto buono potrebbero averlo anche loro, non so, sì, l'olio e il vino, sì. Hai visto? Sì, l'olio e il vino, sì. Che spettacolo, Un bel connubio. Assolutamente sì, mi piace assolutamente questa cosa.
Noi siamo molto orgogliosi di richiamare tutte queste persone con il nostro prodotto locale. E come ripeto sempre, non è solo finalizzato al momento enogastronomico, ma anche e soprattutto a tutto ciò che di buono ricade sul territorio. Benissimo, benissimo. Quindi addirittura coi pullman, a flotte. A flotte ormai. Questo non accadeva probabilmente nelle prime edizioni, vero? Le prime edizioni, ti dico la verità, io ero molto scettico, io non ero presidente, la festa della castagna è stata inventata dal sindaco, allora assessore, noi senarichesi eravamo molto scettici e ci ha coinvolto in questa avventura. Insomma, una sorta di Pippo Baudo della festa della castagna, l'ho inventata lui. L'ha inventata lui, è vero. È vero, come dice il presidente, e ne sono fiero e orgoglioso perché insomma il sistema funziona, poi abbiamo aggregato il paese, quindi significa aver colto proprio l'obiettivo. Io dico sempre alle mie 12-13 Prologo, guardate che il modello è questo, cioè la Prologo, il fine è quello associativo, aggregativo, ricreativo e poi ovviamente l'utilità, perché tutto ciò che viene da questa economia, perché c'è un'economia, lo diceva il Presidente, poi viene reinvestito nel Paese per urbanizzazione che diversamente avrebbe dovuto fare il Comune. Quindi questo è il modello che noi dobbiamo portare, dobbiamo esportare dal Comune di Crognaneda. Quindi sono momenti belli, volevo aggiungere sui pullman, è una delegazione che viene da Pineto, verrà il sindaco Robert Verrocchio con il quale stringiamo la mano davanti alla sua e alla mia cittadinanza, non vuole essere un gemellaggio ma una condivisione di intenti, perché poi Senarica credo che tornerà a Pineto per, nel momento di San Martino, per portare il prodotto di Senarica e gustare insieme a pinetesi, credo si chiamino, i cittadini appunto di Robert Verrocchio. Quindi sono tutti momenti che aggregano, costruiscono e soprattutto mettono in risalto la mia gente e il mio territorio. Perfetto, quindi ci facciamo la festa della castagna a Senarica, San Martino a Pineto, mare, montagna, cosa vogliamo di più? Perfetto, allora ci stiamo avvicinando alla conclusione di questa trasmissione, le signore sono state veramente brave e super veloci, Complimenti. Domenica ha parlato un po' poco, come mai? Sì, perché io... Perché giustamente lei non fa, io faccio i fatti, non le chiacchiere, Da giustamente, braccio. Da senarichese, si dice così, da senarichese doc, io faccio i fatti. Oh, le chiacchiere le lascio fare agli altri. Oh, perfetto. Costanza, ci siamo? Siete tutte pronte, tutte organizzatissime? A che ora la sveglia sabato mattina? Molto presto. Indicativamente? 7. Vabbè, dai, tutto sommato. Vabbè. Diciamo che alle 7 dobbiamo già essere operative. Operative. Quindi si parte innanzitutto, non so se adesso anche questo è il vostro compito, ma con le frittelle, giusto? Sì, si incomincia alle 7 a preparare gli impasti e robe varie. Sono organizzate a gruppi. Certo, poi noi siamo per questo dico. Ognuno... Che gruppo è il tuo? Cucina. Cucina, cioè sì, del pranzo, per intenderci. Sì, anche tu, ecco, voi siete le addette alla cucina, quindi sappiate che potete anche mandare i saluti a Costanza e Domenica, così avranno capito che avete seguito questa trasmissione. Se riceverete dei saluti vuol dire che hanno visto la trasmissione e che hanno gradito e che quindi si sono fidati di me, che io appunto ho esaltato i vostri piatti che sono buonissimi e che tra pochissimo chiaramente andremo ad assaggiare, anche se insomma vanno degustati anche nell'ambiente corretto, giusta, è esatto, vero, esatto. Vuol mettere, assaggiarli proprio a Senarica in quell'atmosfera di festa. E poi sindaco, sa che ho notato che Senarica ha una grande fortuna, è sempre bel tempo, soprattutto il sabato, la domenica qualche volta, è vero, il tempo fa le bizze, ma il sabato... fortunatissimi. Devo dire che San Proto e Giocinto, che sono i protettori della frazione, insomma, interviene spesso. Abbiamo avuto anche dei momenti difficili, io ricordo momenti dove addirittura è arrivata la neve nel periodo della festa. La neve, sì. Oh, santo cielo. La terza edizione. La terza fu, terza quindi edizione. Ricordo benissimo. Insomma, ma forse poi, siccome il sindaco è diventato sindaco, l'ideatore, allora si è detto no, adesso quindi non quel palco ha portato più. Fortuna ha portato pure anche all'assessore. Bene, bene. E insomma, sicuramente sarà una bellissima giornata, così a quanto pare sostengono le previsioni, sia sabato che domenica. Ecco, quindi vale davvero la pena di trascorrere una giornata diversa a Senarica di Crognaleto con tanto divertimento e tanto ottimo cibo. Perfetto. Bene, allora penso che abbiamo detto proprio tutto su questa festa. Abbiamo dimenticato qualcosa?
No. In quanti siete in totale tra cucina, bevande, aiutanti vari, coloro che cucinano le castagne Una arrosto? Quanti ne all'incirca, siete? presidente più. Quanti ne siete più o meno? All'incirca lo staff è composto da 40 persone. 40 persone. 40 persone che ognuno ha la propria postazione, dalle calde arroste, alle bibite, le cucine, le pizzonte. Quindi ognuno ha il proprio compito e sa quello che deve fare. Ormai siamo abbastanza rodati. Il nostro è un po' uno stile, io lo dico sempre, volevo sottolineare solo questo, che tutti gli introiti che facciamo, noi li reinvestiamo sul territorio. Non facciamo una manifestazione, finalizzata al mero guadagno degli ambulanti, che pure ci sono, oppure dei gruppi musicali. La nostra è un introitare per poi migliorare Senarica, Bene. soprattutto con delle opere in collaborazione con l'amministrazione. Benissimo, mi sembra un'ottima cosa, ovviamente. E allora, da parte mia, un saluto a tutti coloro che in questi 2 giorni saranno impegnati, mentre noi ci divertiamo, cantiamo, balliamo e mangiamo, c'è chi invece sgobba. Il tuo compito quale sarà? Direttore Diciamo che mi piace stare, generale, eh? oltre di dirigere il tutto, ma mi piace stare nelle cucine, nei momenti che posso Nel staccarmi. momento in cui vuoi assaggiare. No, guarda, No, ti dico la verità. lavora. Mi capita spesso, sarà la tensione, sarà l'emozione, di arrivare a domenica sera. Un anno mi capitò di domenica sera di dover andare a mangiare al ristorante. Ma tu guarda un po', a volte succede che il figlio del calzolaio va con le Vai con le scarpe scarpe rotte, rotte. accade. Invece il sindaco, oltre chiaramente a curare la parte istituzionale, cosa Il farà? sindaco sarà in piazza in attesa di parlare un po' con tutti, gustare questa castagna, questo marrone di Senarica e soddisfare e lamentare laddove ci siano delle necessità o delle esigenze di raccordo con l'amministrazione. Siamo lì, vi Benissimo, aspettiamo. perfetto. E allora, se vorrete, raccoglierete l'invito del sindaco Giuseppe D'Alonso, del presidente della Proloco di Senarica, Sebastian Maiocco, e naturalmente di Costanza e Domenica, che lavoreranno tanto per voi in questo fine settimana, Sì. e ne vale la pena andare a assaggiare il frutto del loro grande lavoro. Io vi ringrazio di cuore, grazie per averci raccontato un po' di questa festa che spero, ma sono sicura, andrà molto bene come è Ce sempre lo auguriamo, accaduto, in vista crociamo della le dita. decima edizione. L'anno prossimo sarà veramente un compleanno importante. Vi ringrazio tantissimo, ringrazio chiaramente anche voi per averci seguito fino a questo momento con la cucina di Teleponte. Ci vediamo ovviamente domani, mi raccomando, puntuali alle 12:30 qui su Teleponte.